La gioia di ritornare bambini e svestire per un giorno i panni del prefetto. Spontaneità è una mattinata speciale per il prefetto di Bari Antonio Nunziante, che in occasione della giornata dell'Unità Nazionale ha incontrato gli alunni di quinta elementare del secondo circolo di Giovinazzo. Stare insieme, far capire alcuni valori molto importanti, che il passato deve essere l'elemento essenziale per il presente proiettato al futuro. Per me è molto importante perché acquisto anche io una crescita in mezzo a tanta gente che, a parte il fatto, io conosco perché ho studiato qua, ho fatto il commissario qua e quindi ricordo con grande affetto. Ai bambini Antonio Nunziante ha raccontato di quando era studente del liceo classico di Giovinazzo, di come poi è diventato prefetto, delle sue battaglie e dei tanti ricordi. Tra questi l'arrivo a Barcellona a Pozzo di Gotto in Sicilia e poi il ritorno in Puglia, prima a Vieste e poi a Giovinazzo, dove è stato commissario prefettizio nel 90. E ancora l'emergenza albanese nel porto di Bari nel 91. Sono preoccupato per voi ragazzi, ha spiegato Nunziante, perché viviamo in un momento difficile e avete bisogno di una guida. Non lasciatevi travolgere dalle passioni estreme. Tante anche le domande degli alunni allo stesso prefetto, a fare gli onori di casa il sindaco di Giovinazzo Tommaso De Palma. Una bella iniziativa quando c'è da mettere in rete una città, ma soprattutto una comunità. Oggi qui, oltre ad esserci spezzoni e segmenti della nostra città, ci sono parti importanti della nostra collettività, se penso a tutte le forze dell'ordine, a tutti coloro che sono impegnati nel volontariato, nel sociale, alle consulte e quant'altro. In questo momento di difficoltà, secondo noi la ricetta è sempre soltanto una: fare squadra per vincere insieme.